Presidente Gallà, ringrazio il Presidente Indino che ci ha lasciati, ma con tutto quello che ho detto è tutto vero, però dovete sapere quello che c'è dietro. Allora, dal 2006 che la federazione si è iniziata a battersi a livello comunitario perché quando uscì questo regolamento, la prima bozza, diceva che noi dovevamo mettere nel menù tutti gli ingredienti che c'erano nel prodotto, che era una follia pura, perché un giorno il prodotto posso fare un modo, un giorno in un altro, secondo quello che trovo al mercato. E poi ci sta anche un discorso, diciamo, di spionaggio industriale, perché quando io ti do un prodotto finito per la somministrazione, è chiaro che quello che ci ho messo dentro per dare quel sapore, per dare quel gusto, probabilmente lo so solo io, non è bene che lo sappia qualcun altro, come se io andassi a chiedere la formula della Coca-Cola. È la stessa cosa. A me lo sfumato di patate viene particolarmente bene perché ci metto, diciamo, una buccia di limone. E questo abbiamo fatto una fatica boia a farglielo capire a livello comunitario. Poi alla fine siamo riusciti ad arrivare alla solita soluzione di compromesso dove bastava l'indicazione degli allergeni. Ora, la storia degli allergeni è molto lunga e va di pari passo con la storia dell'etichettatura delle sostanze alimentari. Perché solo in Italia noi abbiamo 8 milioni di persone allergiche o intolleranti a determinati alimenti. E queste 8 milioni di persone, facciamoci un momentino una riflessione, sono 8 milioni di clienti e questi 8 milioni di clienti hanno un familiare, due familiari, tre familiari. Quindi è una platea di persone che probabilmente vorrebbe venire al ristorante, ma che è bloccata dal fatto che non è sicura di quello che mangia, non è sicura di sapere se chi è allergico a uovo trova uovo dove pensa che non ci sia. Perché sugli allergeni la cosa è chiarissima, ovvero se ci sono due tipi di allergeni, quelli nascosti e quelli evidenti, perché uno che è allergico all'uovo e ordina due uova a camicia è un problema suo, uno che è allergico al glutine e ordina la pasta asciutta. Si sa che lì c'è stata la pasta asciutta, ma quello che è allergico a un uovo e chiede una pasta asciutta alla carbonara, dice no, non lo può prendere perché c'è l'uovo, ma una pasta asciutta normale con burro e parmigiano, dice là non c'è uovo, no signori, perché se invece del parmigiano reggiano io utilizzo il grana padano, dentro il grana padano c'è la lisozima da uovo. Quindi io gli do dell'uovo senza che lui sia in grado di sapere che c'è l'uovo in quel prodotto. Questo che cosa porta? Porta a delle conseguenze molto spiacevoli per l'interessato e poi avere uno shock anafilattico e finire all'ospedale, ma anche per un cauto ristoratore che dichiara che non c'è uovo in quel prodotto, mentre invece l'uovo ci sta. E quindi lui si ritrova, oltre a commettere una violazione amministrativa, ma si ritrova una violazione penale perché gli causa un danno, quindi lesioni o addirittura omicidio, e dall'altro gli deve risarcire civilmente tutti i danni e quelli va incontro uno che consuma una cosa che non avrebbe dovuto consumare avendo richiesto preventivamente se c'era o no quel prodotto a cui è allergico. Quindi stiamo parlando di salute del consumatore, qui abbiamo l'ASL, e stiamo parlando anche di correttezza merceologica. È chiaro, come è chiaro, che la direttiva, il regolamento anzi, che è evidentemente precettivo, è stato emanato nel 2011, ottobre 2011, e c'era scritto entra in vigore dopo 3 anni. Questo che cosa significa? Che lo Stato italiano ha avuto 3 anni per dare una sorta di norme attuative, per stabilire quali sono le sanzioni, per stabilire come si fa la comunicazione, per stabilire tutta una serie di questioni. Bene, non hanno fatto niente. La prima riunione c'è stata a fine novembre al Ministero dello Sviluppo Economico, dove la presenza dei funzionari del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Economico si è incominciato a ragionare su come dare queste indicazioni. Fortunatamente, e poi ci hanno illustrato pure le sanzioni, che sono state una cosa più divertente di tutte, perché per la mancata esposizione di questo cartellino era prevista una sanzione da 8.000 a 64.000 euro, che è una sanzione che è il multiplo delle sanzioni previste per i prodotti scaduti. Prodotto scaduto intende quello che il giorno dopo si sa che è cattivo,
termine mio di conservazione scaduto. Quindi qui c'è qualcuno che dei numeri. Oltretutto poi noi abbiamo fatto presente con le federazioni una sanzione da 8.000 a 64.000. Un esercizio come quelli qui rappresentati lo distrugge, mentre ad una multinazionale gli fa solletico. E questo, quindi le sanzioni, abbiamo detto, devono essere proporzionate anche alla capacità, chiamiamola contributiva, di chi commette l'illecito. E qui c'è una bella lite con le amministrazioni. Allora, noi della federazione, che ben conosciamo, forse perché abbiamo i capelli bianchi, come funzionano le cose in Italia, abbiamo cominciato a mettere le mani avanti. E già 2 anni fa abbiamo fatto licenziare dal Ministero della Salute il manuale di corrette prassi igieniche, del quale abbiamo parlato l'anno scorso, dottore, con le semplificazioni, dove abbiamo creato un sistema semplificato per fornire l'indicazione degli allergeni. Perché? Questo perché è stato un ragionamento molto semplice e lineare. Se io sono allergico all'uovo, è chiaro che mi interessa sapere quali sono i piatti che contengono uova. Dei piatti che contengono gli altri 13 allergeni, sinceramente non me ne importa nulla. Allora, da qui è venuta la nostra proposta, accolta dal Ministero della Salute, di dare un'indicazione esclusivamente nella ristorazione per tipo di allergeno, ossia io ti dico dove sta l'uovo, ovvero sia quali sono i piatti che contengono uovo, dico quali sono i piatti che contengono sedano, non è che ti venga a dire che ci sta nell'insalata russa, tu devi sapere che se tu sei allergico a uovo nell'insalata russa c'è la maionese, punto. Poi se tu hai, non hai altre allergie, è a posto. Se tu ad esempio sei allergico al sedano, devi sapere che la coda da vaccinare è stata fatta con il sedano, ma come è stata fatta la fettina in panna fritta non se ne importa niente. E quindi con questo principio di elementare, di ragionevolezza, abbiamo fatto approvare il manuale di corrette prassi igieniche, che tra l'altro è in distribuzione presso il nostro stand, dove il Ministero della Salute ha ritenuto che fosse sufficiente questa prima semplificazione, ovvero sia dire quali sono i piatti che contengono uovo. Allora a questo punto abbiamo fatto un altro ragionamento dicendo, signori cari, ma è possibile che un esercente debba lasciare la cucina e mettersi a scrivere i romanzi anche con il rischio di sbagliarsi? No, perché ad esempio, tipi di pesce, abbiamo preso un paio di decreti dell'ex Ministero dell'Agricoltura e abbiamo visto che ce ne sono centinaia di specie di pesce. E allora abbiamo pensato come fare. E beh, semplice, basta fare un software dove se io scrivo merluzzo in un piatto, improvvisamente quel piatto mi finisce sotto il pesce. Un software dove se scrivo aragosta, quel piatto mi finisce improvvisamente sotto i crostacei. Se scrivo seppia, mi finisce improvvisamente sotto i molluschi. Perché il regolamento comunitario non dice che io devo denunciare tutti gli allergeni, che sono infiniti, ma solo 14 categorie. In particolare quello che interessa sono il glutine, i crostacei, le uova, il pesce, le arachidi, la soia, il latte, la frutta a guscio, il sedano, la senape, il sesamo, l'anidride solforosa, i aceti, i lupini e i molluschi. Poi, se qualcuno è allergico all'aglio, sarà un problema suo, ma sotto il profilo giuridico io non sono dovuto a dirgli che c'è l'aglio in quel piatto o meno. Perché questi sono gli allergeni che, a detta degli organismi comunitari, possono dare il maggior livello di rischi in caso di assunzione. Il regolamento 1169 ha un po' aggiornato tutta la disciplina dell'etichettatura, intervenendo su varie regole che sono contenute nel decreto legislativo numero 109 del 92, sempre aggiornato, l'ultima nel 2006 se non sbaglio. Ora l'avvocato Ciro ha alcune slide che vi farà vedere in sintesi estrema cosa dice il decreto e la nuova normativa. Grazie. Come va data l'indicazione? L'avvocato Ciro ha detto va data in forma scritta, allora abbiamo chiesto al Ministero di poterla dare anche in forma orale, perché alcuni paesi europei la prevedono. Poi siamo andati a vederci la normativa di questi paesi europei, dicono sì, l'informazione si può dare in forma orale, però bisogna avere naturalmente una base scritta,
Perché bisogna avere una base scritta? Perché io posso non avere la persona, lo chef a disposizione che sa quello che c'è nei singoli prodotti, ma posso avere anche un cameriere, che non è uno dei vecchi camerieri, ma che è un ragazzo che sta laureando in ingegneria nucleare, un cranio ma che non sa niente dell'alimentazione, va a chiedere qualcosa di quello che c'è nei piatti, lui non lo sa, o qualcuno che ha problemi con la lingua. Perché io posso avere sia un extracomunitario che posso trovarmi di fronte ad un turista estero e non saprei cosa dirgli. Allora noi, per facilitare la vostra opera come federazione, abbiamo predisposto un software che è a disposizione di tutte le associazioni per arrivare alla dichiarazione degli allergeni. Perché noi dobbiamo stare molto attenti qui, perché noi abbiamo anche mandato a tutti questo debriano, ovvero sia l'allergene non è un veleno, ma qualcuno deve prestarci attenzione. Quindi se soffri di allergie o di intolleranze alimentari, segnala al nostro personale che saprà metterti in condizione di evitare i generi che contengono prodotti ai quali sei allergico o intollerante. Sappi comunque che i cibi e le bevande offerti in questo locale sono prodotti in laboratorio e somministrati in locali dove si utilizzano e si servono prodotti contenenti i seguenti allergeni, perché c'è il problema delle contaminazioni crociate che non è da poco. Quindi se io ho delle nocciole nel locale, devo dirlo, osservo altre cose. E che non è possibile escludere la contaminazione crociata, specialmente in presenza di servizio libero e di buffet. Perché io posso usare tutte le attenzioni che volete. Ma voi ci avete presente gli alberghi dove ci sta il buffet la mattina? Bene, uno col cucchiaio dello yogurt, poi va a prendere un'altra cosa, tipo, vi posso dire, i cornflakes, e contamina i cornflakes di latte, non ci vuole niente, o viceversa, contamina il latte con del glutine. Quindi è una materia sulla quale... Prego? Per i buffet, attenzione ai clienti, che dobbiamo fare? Non è più la nostra responsabilità, io te lo dico, stai attento, perché pure se faccio un pranzo su un buffet io separo le cose, poi se il cliente col cucchiaio ci va in giro... Ma il cartello sul tavolo no, ma nel ristorante dovrò dire, signori cari, facciamo attenzione quando usiamo il buffet. O quantomeno a coloro che soffrono in maniera forte di certe cose, io consiglierei di non rivolgersi ad un buffet, di farsi portare le cose direttamente dalla cucina.